quindi a grande richiesta da Bruxelles l'onorevole Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato della Lega. Come stai? Eccoci, grazie, tutto bene. Oggi giornata molto molto intensa, un saluto agli amici di Radio Radio che posso dire che mi mancate, eh? Certo. Un po' di nostalgia. Se è vero sì, se è vero lo puoi dire, se non è vero no, insomma, perché ormai, no, è vero. Ormai sei diventato politico, quindi cominciamo a non crederci più, dai. Sono sempre io, sto qui da cittadino italiano a difendere il nostro amato paese. Oh, tutto, ma com'è? Qua. Allora, siccome tu ci eri stato tante volte a Bruxelles, la differenza tra esserci così da osservatore ed esserci da protagonista? Ma diciamo questo, ormai non ho più, diciamo, non sono più ragazzino, quindi ne ho viste talmente tante per il quale è difficile sorprendermi. E praticamente entrando qui nei meccanismi ti rendi conto che alcune cose sono molto molto diverse da come magari gli occhi dei cittadini normali credono e interpretano tutto ciò che è fra Bruxelles e Strasburgo. È tutto un mondo completamente diverso. Innanzitutto c'è una burocrazia che mi fa rimpiangere quella italiana, insomma in Italia siamo in Svezia da questo punto di vista. Cioè più snella, più snella la burocrazia italiana. No, al contrario, molto di più, molto di più. Il prossimo che si lamenta della burocrazia italiana... Lo mando a Bruxelles, esatto. No, qui c'è, anche perché è un apparato elefantiaco, quindi c'è una macchina bestiale qui si muove, quindi controlli, l'accreditamento praticamente ci ho messo praticamente quasi un mese, tutto giugno, prima dell'insediamento ufficiale del 2 luglio a Strasburgo. Poi c'è il fatto che ci sono due sedi praticamente fra Bruxelles e Strasburgo, è un disastro, quindi c'è un dispendio di costi, di veramente uno spreco che non si riesce a capire, no? perché non farlo solo in una sede. Poi per quanto riguarda, allora, oggi c'è un caso, no? Si sa che per esempio succede anche appunto nel Parlamento europeo, no? Quando ci sono, la maggioranza decide le cariche, diciamo così, rilevanti, e poi si lascia magari alle opposizioni, alle minoranze, si lasciano le cariche di controllo. Non succede così a Bruxelles, vero? Al Parlamento? Ma teoricamente è così, vado oltre, addirittura c'è un sistema chiamato DONT, per il quale si tengono conto di tutte le forze rappresentate nel Parlamento. È ovvio, cioè è giusto anche che sia così, perché la democrazia funziona in questa maniera, per il quale tutte quante le forze anche di diverso orientamento politico debbano avere, secondo un sistema di ripartizione, determinati diciamo incarichi istituzionali. Questo è sempre avvenuto nel passato e questa volta no. Cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio il gruppo cosiddetto dei sovranisti, Identità e Democrazia, di cui fa parte la Lega, come fanno parte ad esempio i tedeschi di Alternative for Deutschland, dei francesi della Le Pen, olandesi, austriaci, siamo 73, quindi un bel gruppo, che rappresenta bene o male 21 milioni, cioè 21 milioni di persone che sono andate a votare, cioè tutte queste 73 rappresentanze hanno raccolto la bellezza di 21 milioni di preferenze effettive, cioè gente che è andata veramente a votare, il che significa un paese medio dell'Unione Europea di fatto, no? Certo. 21 milioni, diciamo, è un bel paese dei 28. Ebbene, non sta riuscendo niente, nonostante è previsto che abbia almeno un vicepresidente del Parlamento e 12 almeno vicepresidenze nelle commissioni, oltre a due presidenti di commissione. Questo non sta avvenendo. Io sono uno di quelli che è stato indicato, designato da parte del gruppo Identità e Democrazia come uno dei vicepresidenti della commissione ECON, cioè Economia e Affari Monetari, e naturalmente nel pomeriggio è avvenuto il fattaccio. Allora, il fattaccio, adesso spieghiamo il fattaccio, poi però cioè, mi dovessi spiegare perché parli piano, ma ti stanno controllando mentre parli? Perché si sente, no, si sente pianissimo.
No, ho il complesso che gli italiani sono quelli che nei corridoi urlano in genere. Sì, allora metti un cartellino, dice sono in diretta su Radio Radio, sono così diretta, almeno esatto, lo capiscono e stai... Sono qui nei corridoi per evitare che tutti mi guardino come italiano. Ma tu pensa, ma insomma questo è razzismo veramente, insomma veramente, allora quindi... No, di la verità è un po' colpa nostra, perché gli italiani in genere hanno, diciamo così, nelle loro caratteristiche quelle di parlare sempre ad alta voce, mentre invece gli altri magari utilizzano un tono inferiore. Allora, siccome sto qui nei corridoi, per evitare che tutti quanti si girino, allora cerco di non essere troppo... Insomma, comunque c'è un regolamento che prescrive che appunto anche che le minoranze siano rappresentate nelle commissioni e nelle... invece non è stato rispettato. Addirittura di più, non le minoranze, che siano rappresentate tutte le forze politiche indipendentemente dal credo, cioè se tu sei se tu sei eletto, quindi hai passato il vaglio del suffragio universale con metodi democratici, mi sembra in Europa, perché mi sembra piuttosto evidente, è giusto che nel Parlamento sia rappresentato tutte le forze politiche, e c'è un sistema di ripartizione, ripeto, che si chiama DONT, per quale prevede con delle formule particolari ma abbastanza, diciamo così, democratiche, che tutti quanti in funzione dei voti siano rappresentati proporzionalmente nelle varie commissioni, vicepresidenti, insomma in tutti quanti gli incarichi istituzionali. Questo per la prima volta con ad esempio il gruppo ID, cioè Identità e Democrazia, che di fatto rappresentano più del 10%, cioè il 10% dei deputati presenti in Parlamento, quindi gli toccherebbero per appunto quelle quote. Questa volta, per la prima volta, non è stato fatto. La cosa ancora più brutta è un'altra, che si creano dei paradossi, per il quale ad esempio il PPE, cioè i Popolari Europei, di cui fa parte Forza Italia, si allea addirittura con i socialisti, cioè del PSE, con la sinistra, con i macroniani, pur di non fare leggere un leghista, ovvero del gruppo Identità e Democrazia, e favorisce il macroniano pur di non fare leggere un leghista. Poi però in Italia, quando si presentano al voto, vanno insieme. Cioè, bisogna anche definire questo. Oh, qua è stato definito un cordone sanitario intorno alla Lega da parte di tutti gli altri presenti in Parlamento, nel Parlamento europeo. Ecco, è così? La cosa ancora più brutta è che la scorsa settimana, in occasione dell'insediamento del nuovo Parlamento, quindi della nona legislatura, il giorno dopo c'è stata l'elezione del presidente, cioè era uscente Antonio Tajani, e il 3 si è votato per la presidenza e per le vicepresidenze. È stato eletto Sassoli, e anche qui è strano che un partito che praticamente è uscito sconfitto riesce a ottenere la presidenza del Parlamento, della Camera praticamente, ma la cosa ancora più incredibile è che nel discorso di insediamento Sassoli ha detto che sarebbero state comunque tutelate tutte le voci presenti nel Parlamento, così come è sempre avvenuto. Due ore dopo è avvenuto esattamente il contrario, cioè noi avevamo a pieno titolo candidato la Bizzotto, che è la più anziana dal punto di vista di incarico della Lega, alla vicepresidenza, e naturalmente anche qui c'è stato il giochino per il quale siamo stati esclusi. Oh, allora, che ci sia questo cordone sanitario pare evidente, ma insomma... È una forma di debolezza. Guardate, la domanda però che volevo farti, ma ci sono delle responsabilità che uno può pensare a livello di governo? Cioè magari noi in Italia non siamo capaci a creare alleanze, ci siamo messi muro contro muro, cose del genere? Innanzitutto noi con il PD non ci alleiamo nel PPE, tantomeno con i macroniani e tantomeno con la sinistra, quella estrema. No, ma io dicevo, per esempio, il governo italiano comunque quando parla dell'Europa e con le istituzioni europee ha un atteggiamento sempre molto duro. Ce lo stanno facendo pagare? Ma qui è diverso, perché allora varrebbe anche il discorso per il quale
non so, ad esempio anche il governo francese ce l'ha con, la Le Pen, ovvero anche il governo tedesco ce l'ha con Alternative für Deutschland, perché fanno parte del nostro stesso gruppo. E badate bene che noi presentiamo come vicepresidenti delle commissioni e anche soggetti di questi partiti, cioè non presentiamo soltanto italiani della Lega, presentiamo anche tedeschi, presentiamo anche belgi, presentiamo anche francesi, presentiamo anche olandesi nell'ambito del, per l'appunto, del gruppo dei sovranisti. Quindi questo discorso varrebbe se fossero solo leghisti, cioè riferimento al governo italiano, mentre invece la pregiudiziale ce l'hanno nei confronti di tutti noi. Questa. Certo, allora, però, attenzione, allora io ti voglio chiedere una cosa, però, oggi sono uscite delle notizie, peraltro smentite da tutti, smentite anche da Eni, che avrebbe, secondo un sito che si chiama BuzzFeed, che, appunto, ripeto, smentito da tutti, la Lega avrebbe preso una percentuale su una vendita di petrolio all'Eni. Allora l'Eni ha detto: ma noi quel petrolio non l'abbiamo manco mai comprato. Però in Italia c'è una polemica su questo. Allora, una polemica forte, guarda, ovviamente, no, ovviamente fammi finire, scusami, Matteo Salvini ha detto che querelerà tutti quelli che faranno riferimento a questa cosa, ma noi insomma stiamo riportando in realtà i termini della polemica. Sì. Sono notizie inventate, c'è una manovra di accerchiamento nei confronti della Lega, secondo te? Ma guarda, questa notizia l'ho solo, diciamo, letta al volo, perché da questa mattina sono chiuso tra un'aula e l'altra, quindi ho potuto solo vedere dal cellulare le notizie, quelle veloci che in genere si leggono sulle agenzie, e quindi non ho approfondito, ho letto solo questo, ho letto anche la smentita. Vi dico sinceramente, da persona che ha lavorato all'Eni tanti anni e tanti anni fa anche, per il quale è estremamente difficile, almeno da come è stato riportato dai giornali, che le cose possano andare in quel modo, cioè quando dicono alla tangente qua è molto difficile che un partito riesca, diciamo, a ottenere, specialmente oggi che c'è una tracciabilità praticamente. Certo. Ma poi scusami, io faccio un'altra obiezione, no? Perché io sono un tipo razionale, ma insomma, di fatto sul mercato del petrolio è molto più potente l'Eni di quanto non sia mai la Lega, insomma, voglio dire, no? Ma fuori ogni dubbio. Quindi che però, bisogno avrebbe l'Eni di ottenere l'aiuto, non lo so, sì, va sul mercato e dice: guarda, mi servono quanto? 3 milioni di tonnellate, certo, non lo so, di petrolio. Non ha certo bisogno dell'intermediazione della Lega, certo, come di nessun altro. Ecco, il discorso è che però, per il fatto stesso, adesso noi ne stiamo parlando, l'obiettivo di chi ha messo in giro questa voce ha raggiunto, perché ne stiamo parlando. Però ne stiamo parlando perché comunque rimane, appare in evidenza, certo, su tutti i siti di informazione, quindi sì, è giusto parlarne, anche per dare conto delle smentite, insomma, evidentemente. Perché per qualche giorno si dirà: ah, vedi, la Lega ha fatto così, ha fatto cos'ha, poi finirà la cosa in una bolla di sapone, intanto quel fango è stato tirato addosso. Però comunque la domanda era questa: secondo te, tenuto conto di quello che hai raccontato e sta succedendo al Parlamento europeo, anche queste notizie vengono fatte circolare con gli scopi che hai appena sottolineato te, ma insomma è in atto una manovra di accerchiamento nei confronti della Lega, secondo te? Sicuramente, e vorrei citare un colloquio che ho avuto a margine a Strasburgo, appena terminate le votazioni per le vicepresidenze, proprio con il presidente uscente Antonio Tajani. Ci siamo rivisti al bar, ci siamo guardati e ho detto: guarda, mi dispiace, ma oggi è stata scritta una pagina molto brutta nella democrazia europea. E lui mi ha detto: sì, è vero, hai perfettamente ragione, una cosa così non si è mai vista, e ha aggiunto anche: è stata un enorme segnale di debolezza e non di forza, cioè se si comportano in questa maniera vuol dire che hanno paura di voi, altrimenti non ci sarebbe motivo. Tutti negli anni sono stati rappresentati, non si capisce perché c'è questa chiusura così forte nei vostri. Allora spieghiamo bene, perché arrivano anche messaggi come questo. Allora 3775 104 500, anzi mandateci messaggi 3775 104 500. Le elezioni europee le ha vinte il PPE e le sinistre, tutto il gruppo sovranista è all'opposizione, no, scrive Davide, ma non è questo il problema. No, io ho capito, esatto, forse l'amico che
che ha scritto non è a conoscenza di come qui funzionano le cose. Qui funziona in maniera diciamo diversa, cioè qui funziona che in ogni caso tutti i gruppi che vengono rappresentati in Parlamento hanno diritto a una rappresentanza nelle istituzioni, cioè sia a livello di presidenza, vicepresidenza del Parlamento, quindi della Camera, che nelle varie commissioni. C'è proprio un sistema, lo ripeto, si chiama DONT, per il quale ridistribuisce a quota determinate quote di poltrone. Cioè bisogna farlo per forza. Quello ha vinto, quello ha perso. Chi ha vinto, fra virgolette, cioè ha più seggi, prenderà più posti. Ma non è che chi ha avuto dei seggi non ottiene nulla. È diverso. Cioè, io capisco che questi meccanismi sono diciamo più difficili da comprendere. Ma funziona così. Cioè, anche se io sono il gruppo che ha, che posso dire, 60 deputati, ho diritto ad avere determinate quote nelle istituzioni. E questo è sempre stato rispettato. Questa volta no, indipendentemente dal fatto che ha vinto Tizio o ha vinto Caio. Questo è il discorso. Certo. Capite? Cioè, anche in Italia determinate diciamo funzioni nell'ambito del Parlamento, del Senato, quindi della Camera e del Senato, si rispetta una ridistribuzione a tutte le forze, certo, presenti. Sì. Ecco, se anche, avvenisse... anche le minoranze vengono comunque, certo, rispettate. Invece al Parlamento europeo questo non succede. Allora, no, questo avviene solamente nelle dittature, perché in genere nelle dittature passate non c'era nessun tipo di rappresentanza, ma insomma sappiamo poi dopo come è andata a finire. E ripeto, è la prima volta che avviene questo. E questo lo stiamo registrando. Insomma, il messaggio finale, con questo ti saluto, è che si sta cercando di mettere ai margini le forze che insomma possono dare fastidio, diciamo, questo? Esatto, che stanno dando fastidio. Evidentemente, ripeto, è una forza, queste sono parole di Tajani, no? Che condivido, guardate, è una forma di debolezza, di paura da parte delle istituzioni, perché evidentemente hanno capito che l'aria è cambiata e quindi hanno paura di dare qualsiasi tipo di spazio a forze che non siano esattamente coperte, allineate come loro desiderano. Questa è l'analisi vera, perché altrimenti quale paura? È sempre stato rispettato questo principio di dare a tutti quanti voce, e questa volta no, è nostro diritto averle, fa parte proprio del gioco della democrazia. Insomma, sono tempi arrivati con tanto entusiasmo, però tempi duri, diciamola, il Parlamento europeo. Ma molto probabilmente, più continuiamo così, e più probabilmente c'è la Lega che supererà tranquillamente il 40%, perché insomma sono cose che poi i cittadini capiscono perfettamente. Se continuano con questo atteggiamento nei nostri confronti, anzi devo dire che sia gli inglesi, e in questo devo dare atto al Movimento 5 Stelle che mi ha supportato nella candidatura della vicepresidenza, oltre al gruppo chiaramente a cui appartengo, Identità e Democrazia, e gli inglesi di Nigel Farage, i quali mi hanno veramente sostenuto. Ah, mamma mia, sentiamoci spesso, insomma. Onorevole Rinaldi, grazie. Mi fate solo che piacere, anzi vi aspetto, veramente mi fa molto piacere qui solo a Bruxelles, perlomeno sento il calore di casa. Sì, però alza la voce perché non ti far intimidire. Grazie, onorevole Rinaldi. Non vi preoccupate, perché vi garantisco che io comunque faccio parte di due commissioni, cioè l'Econ, Economia e Affari Monetari, e AFCO, Affari Costituzionali, e vi posso garantire, ma ve lo garantisco, che la voce la farò sentire anche molto forte. State tranquilli, a difesa del Paese, sempre. Grazie, onorevole Rinaldi. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao.